Iniziamo preparandoci un foglio di lavoro nuovo, quindi da menu File, nuovo. Io imposto una dimensione di 10x15 con risoluzione 100 pixel per pollice, però ognuno imposterà quello che gli serve in base alle proprie esigenze. Con colore di primo piano nero, prendo il secchiello, potevo già impostare un colore nero di partenza nella creazione del foglio nuovo, però intanto impariamo anche come si fanno queste cose. Apro la finestra dei livelli, menu finestra, livelli. Prendo lo strumento testo, scelgo un colore per il testo e vado sul rosso per avere un bel contrasto tra il fondo e il testo. Confermo. Ora qui ho Arial Black e vediamo cosa succede. Posizioniamoci il più possibile al centro con il cursore, avendo spuntato la scrittura centrale, quella che si distribuisce dal centro verso i bordi. La dimensione valuteremo dopo aver scritto quanto grande può andare. Adesso io vado con un testo semplicissimo e confermo. Se è troppo grande o troppo piccolo, ci basta selezionare e modificare in questo campo le dimensioni. Possiamo anche selezionare la dimensione che abbiamo e con la rotellina del mouse, per una calibrazione più precisa, regolare le dimensioni, quindi a passettini vedere quale può andare al nostro caso. Teniamo in considerazione che avendo una sorta di effetto zoom dietro, questo testo avrà bisogno di spazio per poter ricreare questo effetto, quindi non riempiamo troppo il quadro e lasciamoci lo spazio per creare poi l'esplosione successiva. Confermiamo e diamo un'altra ulteriore occhiatina per verificare che sia il più possibile al centro, quindi con lo strumento sposta, con il livello del testo attivato, possiamo ancora modificare la sua posizione. È importante questo perché poi nella operazione successiva, se non siamo al centro, non riusciamo a far combaciare le due cose. Duplichiamo il livello appena creato, quindi trasciniamo nella seconda icona e con un clic con il tasto destro rasterizza testo. Questo serve a convertire quello che era un livello di testo in un'immagine. Se io nascondo questo dove c'è la T e il resto, anche vediamo, non è più modificabile. Se io dovessi prendere lo strumento T, lo strumento testo, non riuscirei più a modificare, quindi dobbiamo essere certi delle dimensioni della nostra scritta, perché poi non sono più modificabili come testo. Se c'è qualche errore bisogna rifarlo e riscriverlo. Attivo ancora il livello di sfondo, porto il livello testo al di sopra perché l'effetto sarà nella parte sottostante e unisco questo livello con il sottostante, quindi un clic con il destro unisci sotto oppure Ctrl E per il comando a tastiera. Questo diventa un corpo unico con lo sfondo. L'effetto che vado ad applicare adesso è un filtro zoom. Non sarebbe stato possibile applicarlo soltanto, oppure sarebbe stato possibile, ma l'effetto non sarebbe riuscito come andremo a vedere adesso. Menu filtro, sfocatura, sfocatura radiale. Nella finestra che si apre ci spuntiamo come qualità bozza. Non abbiamo bisogno di una buona qualità, anzi più meno è buona e meglio è. Zoom perché abbiamo bisogno della simulazione di un'esplosione verso l'esterno. Regoliamo il fattore, quindi l'intensità di questo effetto, e facciamo un primo tentativo. Qua non abbiamo anteprima, non possiamo vedere che cosa succede, e confermiamo. E già questo è un primo risultato di come si presenterà la cosa. Lo duplichiamo, quindi trasciniamo sulla seconda icona e riapplichiamo ancora lo stesso effetto, quindi sfocatura radiale. Dovremmo avere ancora le stesse impostazioni. Proviamo a aumentare ancora un po' di più la zoomata e confermiamo.
In questo livello modifichiamo anche le dimensioni, quindi modifica, trasforma, scala e vediamo di espanderlo ulteriormente dalle maniglie che si creano. Trasciniamo un po' verso il basso e verso l'alto, magari riduciamo un po' il quadro per vedere come si comporta il tutto e dobbiamo cercare insomma di avere una sorta, adesso non dico di vera esplosione, ma il testo originale con una sua espansione verso l'esterno. Doppio clic per confermare. Andiamo ad applicare uno stile di livello al nostro testo, questo perché sia un po' più in rilievo. Quindi livello, stile livello, proviamo con smusso ed effetto rilievo, doseremo i vari parametri, guardiamo un po' come si comportano e come ci piace e confermiamo. Duplichiamo un'altra volta e proviamo ad accentuare ulteriormente questo effetto sottostante, quindi trasciniamo una seconda icona, riapplichiamo ancora filtro, sfocatura e sfocatura radiale, accentuiamo ancora di più la zoomata e confermiamo. A questo punto proviamo a ingrandire ancora con modifica, trasforma, scala, ed espandiamo ulteriormente il suo effetto, un doppio clic per confermare. Dobbiamo fondere questi livelli perché ognuno nasconde il sottostante, quindi proviamo attivando quello più alto e cliccando i metodi di fusione a passarli un po' per vedere di moltiplicare questi effetti. Con scolore vedo che l'effetto è abbastanza accentuato, faremo così anche con il secondo, quindi sfondo coppia, proviamo un po', poi interveniamo su tonalità e saturazione, questo per provare a modificare il colore che non sia completamente rosso e vedere che cosa può succedere. Quindi con immagine, regolazioni, tonalità e saturazione o CTRL U per chi preferisce utilizzare i comandi a tastiera, e qua ci giostriamo provando a muovere il cursore della tonalità. Vedremo che si miscelerà il colore originale e proveremo a trovare un'altra soluzione a quella iniziale. Provo a confermare con questo e provo anche sul secondo livello, quindi CTRL U anche qua, magari provo dall'altra parte, vediamo come può essere l'effetto. Non è detto che salti fuori una cosa gradevole, non è detto che sia immediato il risultato, come al solito ognuno avrà i propri gusti e sceglierà la combinazione che secondo lui è più efficace. E confermiamo. Ecco, niente di speciale, niente di forse esaltante, ci sono persone che riescono a fare cose con i testi molto più complicate, molto più complesse, però questa è una richiesta che mi è stata fatta, messa su velocemente per ottenere un effetto anche gradevole e particolare senza diventare matti. Come al solito siamo su vari livelli, quindi faremo livello, unico livello, se vogliamo salvare queste immagini in JPEG per utilizzi che non siano, che siano per la rete, insomma dove abbiamo la necessità di un file sufficientemente leggero. Lasceremo invece i livelli aperti e salveremo in PSD se vogliamo riprendere il file e rimaneggiarlo con tutti i suoi livelli a disposizione.